care amiche, cari compagni, sono dispiaciuta di non poter essere con voi a questo convegno, ma sono molto impegnata e quindi non mi è possibile stare a Napoli con voi. Intanto do il benvenuto a Zita, la compagna Zita, che è la presidente delle donne del Partito del Socialismo Europeo, con la quale ho collaborato, ma che ho anche visto crescere perché lei era una giovane ragazza quando è venuta per le prime volte alle riunioni dell'Internazionale Socialista Donne. Poi è diventata vicepresidente dell'Internazionale e adesso presidente delle Donne Socialiste Europee. Benvenuta Zita. A tutte voi un buon lavoro e congratulazioni per la scelta del tema. L'Europa, le donne, il Sud. Sapete, ci sono tanti Sud e dal mio osservatorio di per tanti anni presidente dell'Internazionale Socialista Donne, il tema del sud del mondo è un tema strettamente legato alle tematiche femminili. Dicevo che ci sono tanti sud del mondo. Vedete, l'Italia è tra i grandi paesi, tra i G8, eppure l'Italia, per quanto riguarda le donne, è uno dei paesi del sud del mondo, perché se anche solo prendiamo le statistiche che si riferiscono al tasso di occupazione femminile delle donne in Europa, ecco, l'Italia sta agli ultimissimi posti. Abbiamo un problema grossissimo perché meno di una donna su due in età da lavoro ha un posto di lavoro e questo dato, che è sicuramente negativo, se lo pensiamo per il Sud diventa ancora più drammatico. Una donna su quattro ha un posto di lavoro e la disoccupazione femminile riguarda soprattutto le giovani donne nel Sud. Guardate, non ho mai perso occasione di porre questo problema all'attenzione del governo italiano, da quando sono al Parlamento italiano, al governo europeo, anche se non c'è un vero e proprio governo, perché un paese, l'Europa stessa, il mondo intero non risolverà i suoi problemi se non affronterà il tema della valorizzazione e dell'utilizzo positivo, sfruttamento positivo dei talenti femminili. E allora penso che questo vostro convegno sia un'altra occasione per dare una spinta positiva alla risoluzione di questo tema. Lavoriamo insieme donne del Sud, donne europee, donne del mondo, perché attraversiamo tutte queste vicende, anche se magari in tempi diversi. Ma o tra donne ci diamo una mano e poi insieme costruiamo una collaborazione con gli uomini, perché anche di loro c'è bisogno che loro capiscano questo argomento e insieme ci lavoriamo, oppure il mondo sarà sempre più in difficoltà. Di nuovo un carissimo saluto a Zita, che spero di vedere presto, un caro saluto a tutte voi e auguri di buon lavoro. Ciao!